E ragazzi, io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo oggi video epico, ve lo dico subito, subito, subito. Ho lasciato Fere dentro un sito che si chiama Fiverr per circa un mesetto a cercare roba particolare da portare quest'oggi. Ha preparato un video che non so davvero che cavolo sarà. Preparatevi perché ci saranno cose strane. Ma facciamo di attento a spiegare a lei perché allora, ha fatto Steph, tutto lei. Sì, esatto. Devo dire che Steph, oltretutto, non sa nulla di quello che io ho preso. Esatto. Io ovviamente ho controllato i lavori per vedere che fosse tutto ok. Comunque, che cos'è questo sito? Mm. È un sito, Steph, che ti permette per 5 euro di acquistare davvero qualsiasi cosa. Okay. Ci sono delle persone da tutto il mondo che propongono i loro lavori e ci sono le cose più disparate, Steph. Ovviamente poi ci tengo a dire che non è che sono proprio 5 euro perché ci ho speso un sacco di soldi, Steph. Te lo dico già. Va bene. Quindi vogliamo iniziare, vuoi vedere quello allora, che ho preparato, Steph? Io l'unica cosa che so è che c'è una canzone dedicata ai nostri due canali in mezzo. A noi proprio. Proprio a noi a in noi. Generale. Sì. Ok, ok. Ho fatto fare anche una canzone. È l'unica cosa che so, cosa quindi fra un po' sentirete addirittura una canzone. Va bene. Allora, Steph. Io sono curioso, io sono curioso. Io sono felicissima, non vedo l'ora di presentarti tutte le mie creazioni perché sono molto soddisfatta di quello che è uscito okay. fuori. Passiamo alla prima, Steph. Passiamo alla prima. Leggi subito il titolo. Ti trasformerò in un re o una regina facendoti un ritratto in perfetto stile, che lo dice qua nella descrizione, rinascimentale, Steph. Dimmi. Io quando ho visto questo, ovviamente, vedi un po', qua c'è l'esempio di quello che potremmo andare a vedere, io come l'ho visto ho detto, porca miseria, questo è un segno del destino. Non l'ho fatto, bisogna vero. Subito non far fatto, fare vero. Un ritratto a Fere de Queen, che sarei io, e ovviamente, per sottolineare la sua grandissima magnificenza, deve avere un ritratto come si deve. L'ho fatto. Quindi sì, Steph. Ho contattato questa ragazza e le ho chiesto di trasformarmi in una regina. Sei pronto? Fare, sei ridicola. Sei pronto? Già. No, non sono pronto. Ho fatto mettere anche la scritta. Le ho chiesto specificatamente di scrivere Fere de Queen. E le ho mandato la mia foto, sì. Allora, come mettersi in imbarazzo parte 1. È imbarazzante. È bellissima. Imbarazzante. Non è vero, Steph. Allora, sei ridicola. C'è da dire che sono totalmente perfette. Ma quando? Cioè, proprio sonnato per fare questo tipo di ritratti. Cioè, consulini, scrivetemelo qui sotto. Ditemi che non sono perfetta e che non sto benissimo. Ovviamente le ho anche chiesto di mettermi una corona, perché sennò che regina sarei stata, Steph. E questo è quello che ne è uscito fuori. Allora, c'è da dire che è fatto davvero bene. Cioè, il talento artistico della ragazza è ottimo. Non è quello il problema di tutto questo. Beh, Steph, allora c'è da dire che questa ormai diventerà la foto profilo di qualsiasi mio social. Mi vedrete ovunque con questo perché io sono molto, molto felice. Comunque, Steph, dopo ci passi pure a te, quindi non ridere più di tanto. Come non ti piace? Fantastico! Diteglielo che è fantastico! Sei ridicola! È bellissima! Ma sei ridicola! Io quando l'ho visto ho detto, oh mio Dio, mi ha fatto non un capolavoro! Non sei una regina! Sono davvero una regina! Non lo sei! Steph, è giusto! Fere, non è un regno in cui governare, quindi non sei una cavolo di regina! Questo ritratto, Steph! Non è la conferma! È la conferma che io posso essere una regina! Andiamo avanti, guardate. Andiamo io avanti. La leggo poco, ve lo dico. Allora, già. Quest'altra ragazza invece okay. si propone di scrivere un messaggio nella sabbia. Se non ricordo male, nelle Filippine, tu praticamente dici: ehi, guarda, voglio questo messaggio, okay. te lo scrivo nella sabbia. E quindi, ovviamente, carino. Ho comprato questo servizio. Avevo una cosa importantissima da dire, Steph. Quindi, adesso andiamo subito a vedere il risultato. Sei pronto? Vai, carino. Ovviamente non potevo non fare qualcosa anche per i consolini, quindi ovviamente ho fatto fare una scritta tutta per loro. Adesso quindi, chiunque andrà nelle Filippine vedrà. Esatto, nella spiaggia delle Filippine troveranno la scritta. Non so quale di preciso perché purtroppo non era specificato, però in una spiaggia delle Filippine da tu saprai parte. Che c'è il loro nome, il messaggio. Ovviamente sono tante foto, le vuoi vedere tutte? Ne ho fatte okay. diverse, sono molto carine. Belline. Guarda, anche con le inquadrature diverse. Molto carina, molto molto carina. La mia preferita è tipo questa. Questa che si vede bene è la mia preferita in assoluto. Sono tutte troppo carine. Sono rimasta felicissima ovviamente ed è una figata. Molto carina, molto molto carina. Ci sta? Beh, perché questa è pensata agli altri, non a farti tu regina. Ascolta, ne ho fatto solo uno su di me. L'altro è su di te adesso. Ok, arriva, quindi è il mio? Il prossimo? Ok. Allora, ti ricordi, Steph, quando qualche settimana fa ti ho fatto così con tantissima nonchalance una domanda che era: Steph, ma qual è la tua skin preferita di Fortnite? Vabbè, ma è normale, è una domanda normalissima. E io ti ho risposto il Cavaliere Nero. Esatto. Okay. Quindi io sono andata a contattare questo ragazzo e gli ho chiesto: ascolta, potresti farmi una foto, un ritratto con la skin del Cavaliere Nero? Lui mi ha fatto: certo che te lo posso fare. Allora io ovviamente ho pagato il servizio e indovina chi ho trasformato nel Cavaliere Nero. Vabbè, ci sono già arrivato, cara. Sei pronto? Vai.
Allora, la faccia è un po' discutibile, scusate, però c'è da dire che è molto bravo nel disegno. La skin è bellissima. La skin è una figata. Ha messo anche mi ha detto che ha messo poi l'elmetto attaccato qua alla cinghia, ovviamente per non levarlo dalla skin. E ha fatto tutto sto lavoro. È fighissima. Sei diventato un cavaliere nero. No. Allora, togliamo la mia faccia, proprio censuriamola. Ma quella sei tu brutto, non ci vabbè, quello lo sappiamo tutti. Tipo, vediamo, se noi riusciamo a fare una roba del genere. È molto, è una qualità molto alta. Guardate che figo. Tecnicamente, Steph, te lo puoi stampare sta roba, te la puoi appendere dietro. È bellissima. Cioè, la skin è straordinaria. L'elmetto attaccato qui È geniale, bellissimo. Anche a me è piaciuta molto come idea. Poi vabbè, te la faccio a Steph, vabbè, quella che conosciamo. Però secondo me è un ottimo lavoro. Sei sì, felice? È figa, figa, mi piace, sì. Sì. Ma non male. Ti ho perdonato lo stesso. Ma dai, dai, questa era bellissima, Steph. Ho capito, però quello potremmo fare un sacco, tipo, io sono un cavaliere nero, te sei una regina. Io sono indecisa su quale vorrei essere. Forse il wrestler. La skin wrestler da donna. Lasciamo perdere. Ci starei benissimo. Però questa volta ovviamente, Steph, l'ho fatto per te. Ok, allora, la prossima è ciò che penso. Perché ovviamente è la cosa di cui sono più curioso fin dall'inizio. Allora, la prossima, Steph, è la canzone. Ok. Allora, ti inizio a far vedere la pagina di questa ragazza americana. Ok. Io ovviamente prima di ordinare tutto ho fatto fare anche il video. Quindi c'è lei che canta con i sottotitoli. È bravissima questa ragazza. L'ho contattata e gli ho fatto: ascolta, potresti scrivere, dato che lei ti dice su qualsiasi cosa, una canzone su me e il mio ragazzo. Siamo due youtuber italiani, abbiamo questi canali, ovviamente le ho passato il link dei nostri due canali per darle ovviamente delle idee per scrivere la canzone. Lei mi ha fatto: certo, certo che te lo posso fare, è stata gentilissima. È uscita bene? Sì, molto. Posso stare tranquillo? Sì, è stata bravissima. Allora, questo è quello di cui sono stata più soddisfatta in assoluto, perché è davvero, davvero brava, canta benissimo, quindi preparatevi perché è davvero divertente. Ho il cappello. Ok, hai i capelli un po'... Pazienza, Fera. Ah, sei pronto? Sì. Ti faccio vedere il video, vuoi sentire la canzone? Il video, dai, il video, andiamo vai a vedere il video. È sbagliato. Scusami. Ecco qua, sei pronto? È una figata! Bellina! E poi c'è la fine del ritornello. È figata come c'è Fury. Vabbè, perché dovete contare, ragazzi, che lei è americana, quindi ovviamente la pronuncia un po' cambia, ma io l'ho trovata adorabile, bravissima. È troppo bellina. È troppo bellina, anche il testo comunque l'ha fatto bene, molto curato. Sì? Molto curato nei dettagli, cioè non è che ti ha fatto una canzone così, sei guardata proprio bene i canali e poi sentite la musichetta 8 bit stile gaming. Sì. Cioè, Tozzerini in piedi sul divano ad applaudire questa ragazza che è stata davvero fenomenale. È una figata. E non ho pagato neanche tanto, tipo circa una cinquantina di dollari. Ma comunque ti ha scritto una canzone, la musica originale, quindi ce l'abbiamo solo noi, il testo originale, e ti fa pure il video, è una figata. Ci cioè sta. Io sono rimasta felicissima. Fateci sapere ovviamente se vi piace, perché io sono rimasta contentissima. Ho già pure un'idea per risultare la canzone, però poi vedremo. È bella. È molto bella. Sei felice? Sì, mi piace. Mi piace. Vedi che adesso non mi devi più criticare? No, allora l'ultima, no, Steph. Non ti perdonerò mai la regina. Aspetta, e dimmi che l'ultima non ripeterà tutto, ti prego. Per quello ho messo la canzone in mezzo. Ti scongiuro. Dimmi che l'ultima cosa non è imbarazzante quanto il ritratto. Vabbè, Steph, io te l'ho detto che in questo sito c'ho sempre. Bene, vai. Devo già. Vero. E indovina di chi ho fatto fare il ritratto. Ma con tutti i tuo. Anche di questo, Steph, c'è da dire che sono rimasta molto felice. E mi fa piacere. Sei pronto? Vai. Allora, c'è da dire, Steph, che è perfetto. Cioè, tu lo vedi, dici, è Nami. Non hai dubbi, non ti sembra sì. un altro cane. Dici, è Nami tutta la vita. È stato difficilissimo farle sta foto, ti dico la verità. Perché Nami ha vergogna delle telecamere, non si fa mai fotografare. Infatti, vedi che non è che sta guardando proprio dritto. Però sono riuscita a fare la foto e il lavoro è spettacolare. Dai, è una figata. È una figata. Onestissimo. I colori sono fighissimi. È una figata. E poi ti ripeto, il cane si riconosce, che è la cosa più importante nei ritratti. Se non si riconosce il cane, vuol dire che ha fatto una cavolata. Invece questa è bellissima. Devo essere onesto, è uscita una figata. Dai, ci sta. Devo essere sincero. Però le sue orecchie, quelle sono state ovviamente. Sì, le parabole sono state ovviamente riprodotte alla perfezione. E sono molto dai, questo. Ma l'ha ridisegnato o ha proprio scontornato e fatto proprio? Allora, lui di esatto colori? Vuole una foto in HD proprio in alta qualità. E io gliel'ho mandata così perché
penso, non è che sia specificato, che lui scontorni la foto e poi faccia tutti i segni. Mi sembra di sì, perché è troppo perfetta la forma. Mi sembra di sì. Comunque è molto molto figa. Vero? Ci sta. Contento di sto video? Dai, sì, è stato carino. Qual è il tuo preferito? Ovviamente Cavaliere. Ovviamente? Sì. A me, cioè, la canzone. Tra i fotomontaggi parlavo. Ah, ok, perché la canzone, no, io appena l'ho sentita proprio mi si è sciolto il cuore. Sì, la canzone è bellissima, sono felicissima. Oh yes. Scriveteci anche voi il vostro preferito, no? Beh, c'è il sondaggio, Fere. C'è il sondaggio, ma secondo ho me la scritta Viva i Consolini, quella era bella. La canzone più bella, Dovete imparare anche questa, anche se in inglese dovete impararla. Ci fermiamo così, speriamo che vi sia piaciuto. Era ovviamente tutto preparato da Fere, come avevo detto all'inizio. È stato davvero difficile preparare tutto, perché ovviamente bisogna contattare tutti, trovare parlarci nel un sacco sito, di parlarci tempo, un sacco. Soprattutto per la canzone ci ho parlato per un sacco di giorni per farle capire cosa volesse, infatti è stata perfetta. Però mi ha capito alla perfezione. Ne è valsa la pena. È la seconda canzone che abbiamo. La prima non possiamo averla nel canale perché ci danno problemi di copyright, anche se chiunque altro la può caricare. Però pazienza, facciamo finta di nulla. Questa qua è la seconda, speriamo che vi piaccia. E qua sotto come sempre altri video. E iscriviti al canale, campanellina, lo so che ti ho fregato. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!